Cari Mastermind, eccoci qui, nuova puntata di Technologic, canale YouTube che viene pubblicato anche nel sito podcast, e oggi parliamo del career path, come introdurlo, quando e perché. È un argomento molto interessante, ma lo vedremo dopo la sigla, ma come al solito ricordatevi prima di iscrivervi al podcast, al canale YouTube, attivare le notifiche e mettere il like. Ciao e benvenuti, eccoci qua. Oggi con me c'è Emanuele Giarlini. Io sono Alex Pagnoni, sono il fondatore di Accelerant e sono anche il conduttore del canale YouTube del CDO Podcast. Ora, qui con me appunto c'è Emanuele che è Director of Engineering di Moia, un'azienda molto interessante, e oggi parleremo appunto di Career Path, che è un argomento che a un certo punto inizia a essere molto importante all'interno di un'azienda. Così come tech, ma anche non tech, in generale, quando in particolare si raggiunge anche una certa dimensione, per tutta una serie di motivi molto importanti che possono anche decretare il successo o l'insuccesso di un team. Anzi, abbiamo visto molte volte che a un certo punto team che stanno crescendo, aziende che stanno crescendo molto, hanno proprio i maggiori problemi quando hanno appunto la crescita. Uno dei modi per andare a trattare questa cosa qui e tra le varie cose anche proprio con il career path, ma non voglio aggiungere nient'altro perché tanto di nuovo benvenuto Emanuele, ti lascio la parola così se ti vuoi introdurre in modo che chi ci sta ascoltando magari non ti conosce ha un po' del tuo background. Sì, ciao Alex, grazie mille per lo spazio dedicatomi. Sì, Emanuele, il mio nome appunto, non vivo in Italia da un po' di tempo, sono in Germania e parlando del mio background, un background abbastanza classico, laureato in informatica, triennale specialistica, durante gli studi, visto che comunque l'università ti dà un approccio molto teorico. Mi sono dato da fare, aprendomi una partita IVA, mettendo su una piccola startup con un amico, insomma, mi sono sporcato le mani. Poi ho subito capito che lo sviluppo software era quello che mi piaceva e piano piano sono cresciuto in questo ambiente, principalmente nell'area del milanese, in diverse aziende di Milano. 5 anni fa mi sono mosso in Germania, a Berlino. E ho iniziato a lavorare principalmente per aziende come Freenow, che al tempo si chiamava ancora MyTaxi, e poi niente, mi sono appassionato molto di mobilità, ho cambiato un pochino di qualche azienda, ho avuto qualche altra esperienza, ora sono finito in Moia, che è un'altra realtà nell'ambito della mobilità, e sono anche un po' cresciuto, quindi non faccio più lo sviluppatore software, sono diventato engineering manager e adesso director of engineering. E sì, questo in un paio di frasi è un po' il mio background. Bene, beh, direi anche proprio, no, visto il tipo di ruolo, quando si raggiunge un ruolo di questo tipo qui, si dà per scontato ovviamente che l'azienda abbia a sua volta, per quel reparto, per quell'organizzazione, raggiunto anche una dimensione tale che giustifica anche il fatto di avere appunto un director of. E di conseguenza, ecco, so che sono diversi team sotto di te, a cascata, quindi anche persone, diversi responsabili. E quindi tu in prima persona, in questa, come penso anche in altre, diciamo, tue esperienze, hai avuto proprio il modo di vedere cosa succede quando un po' alla volta l'azienda si ingrandisce, che poi spesso è come cambiare azienda ogni tot anni, perché di fatto nella crescita cambiano molto anche le sfide, le modalità di gestione. Ecco un motivo per il quale, no, come si diceva un po' in introduzione, che poi si parla anche di career path o career ladder, sono varie definizioni per questo termine qui. Certo. E quindi infatti ti volevo chiedere, innanzitutto, quando parliamo di career path, dal tuo punto di vista, di cosa stiamo parlando? Ecco, qual è un po' la definizione che vista la tua esperienza, possiamo dare? Sì. Beh, la definizione essenzialmente è un path, appunto, quindi un percorso dal punto di vista carrieristico che può essere seguito dalle varie persone all'interno di un'azienda per avere un'effettiva crescita, quindi per muoversi dal loro livello di ingresso ed eventualmente andare avanti. Non è solamente un discorso di crescita, è anche un discorso di, come posso dire, di fairness, di equità dal punto di vista dei ruoli. Quando una persona viene assunta, è importante
dare a questo individuo una chiara prospettiva su quello che questa persona andrà a fare, su quello che è il suo ruolo, su quello che è il suo livello di seniority anche. E se chiaramente tutte quante queste informazioni non si hanno, si vanno incontro, come hai detto tu, ad un certo punto si va incontro a un po' di difficoltà in termini di assunzione di nuove persone, quindi hiring, in termini di retention, perché chiaramente le persone in un modo o nell'altro vogliono anche avere davanti a loro un percorso di crescita che sia abbastanza chiaro, e anche si va anche incontro a diversi problemi per quanto riguarda la giusta valutazione delle persone, perché chiaramente tutto viene fatto in maniera, non voglio dire totalmente casuale, ma sicuramente molto soggetta a bias, molto soggetta a eventi esterni, perché appunto non si crede, non si segue nessun framework. Tra l'altro, ecco, se consideriamo anche, no, il contesto proprio che quello italiano, ecco, già molte volte provo a parlare anche di percorso di carriera, è una cosa un po' astrusa in generale, ecco, dove Sì. peraltro penso per avanzare bisogna per forza diventare manager, no? Quindi dopo questo c'è anche Sì. magari un discorso Sì, che possiamo fare. in Italia c'è un pochino anche, ho un po' notato quando ho lavorato in Italia, che c'era un po', non so se è cambiato negli ultimi 6 anni, c'era un po' tipo quasi la paura di dirti, di mettere sul tavolo una carriera, no? E invece andando all'estero mi sono reso conto che la career ladder, la career path, come la vuoi chiamare, è così pubblica che la trovi anche sul blog aziendale. Cioè, io ho finito di scrivere un articolo che verrà pubblicato probabilmente il mese prossimo sul nostro blog aziendale, e parla effettivamente della nostra career path che abbiamo rilasciato da poco. Quindi è così aperta, è così chiara che alcune volte te la inviano addirittura associata al tuo contratto quando lo firmi. Quindi è un po' un approccio diverso, che onestamente preferisco. Sì, ecco, per rispondere proprio alla tua domanda, se in Italia è cambiato qualcosa, allora, nella mia esperienza un pochino sì, diciamo purtroppo alla fine il tessuto imprenditoriale tendenzialmente rimane sempre quello della piccola impresa, piccola e media impresa. Chiaramente se parliamo dell'ambito tech, ecco, ci sono state delle evoluzioni anche in Italia, quindi è anche da qualche anno che si fa divulgazione su questi temi, compresi i nostri canali, quindi ho visto diverse aziende che effettivamente hanno iniziato a portare avanti dei progetti di questo tipo e alcuni anche a farli. Abbiamo anche proprio seguito delle aziende con Accelerant su questo tema qui. Però ancora c'è molto da fare, in effetti, cioè bisogna ancora scardinare molta vecchia mentalità su questo. Tra l'altro, questo qui è un tema che difficilmente viene preso all'inizio, cioè anche perché quando sei una startup o comunque si avvia un Certo. reparto tech, è anche inutile, un overkill avere da Certo. subito questo tipo di struttura. Il problema è che quando però arriva l'ora di farlo, è già inizia a essere un po' tardi. E quindi infatti dopo vedremo anche proprio dei problemi che si innescano quando si inizia a introdurlo, perché già si è un pochino più grandi e bisogna sistemare anche il passato. Però anche qui magari Sì. vediamo dopo, perché su quello proprio dedicherei un bel passaggio. Quindi ecco, già hai Certo. indicato alcune motivazioni importanti, no, per introdurre un career path, no? Quindi molti riguardano anche proprio tematiche relative all'attrarre talenti e poi soprattutto dopo anche trattenerli. In generale, no, volendo fare un po' un approfondimento anche su questa parte qui, quali sono, sempre un po' nella tua esperienza, secondo te, proprio le motivazioni per introdurre un career path? Perché un'azienda dovrebbe averlo almeno a un certo punto? Sì. Io penso che l'affermazione che hai fatto precedentemente è molto corretta. Cioè, quando si parte e hai un'azienda di 10 persone, è un po' una sorta di overengineering pensare immediatamente ad un career path. Però arrivi al punto in cui le persone lo chiedono. Cioè, noi avendo sempre notato che almeno in questi meeting in cui la leadership dell'azienda parla con le persone ad un livello un pochino più basso, e vengono appunto poste domande, vengono appunto c'è appunto questo ponte tra i due livelli, si nota che arrivate ad una certa dimensione, le persone iniziano a chiedersi: ok, ma io cosa sono in questo contesto? Qual è il mio livello? Cosa devo fare per crescere? Ci sono prospettive di crescita, e ovviamente ci si rende conto anche che c'è un sintomo del fatto che una cosa del genere manca, è che molte persone se ne iniziano ad andare,
e all'exit interview, all'intervista con le risorse umane di uscita, molte persone lo dicono candidamente: io volevo crescere, sono stato 2 anni qui ad alzare la mano chiedendo un po' di crescita, non c'è stata neanche una, come posso dire, non solo una voglia di farmi crescere, ma neanche una struttura per farmi crescere. Questo per me è importante, quindi ho cercato questa crescita altrove. Quindi sì, ecco, questa direi che è la motivazione principale, e intorno, ho notato l'esperienza personale, quando l'azienda inizia a essere intorno alle 200-300 persone, quindi una realtà abbastanza, diciamo, lontana dalla startup, ma neanche un colosso, diciamo, alla Apple. Comunque questo è un po' il punto in cui questa problematica inizia ad emergere. Ok, infatti questo qui era proprio una cosa che ti volevo chiedere, no? Qual è un pochino la Sì. dimensione che fa un po' da soglia per la quale effettivamente bisogna un po' pensare a qua dentro due, perché Certo. anche su questo nel tempo effettivamente ho notato esperienze ed opinioni anche distanti, ma in effetti non è una formula scientifica, va sempre calata nel contesto, però a un certo punto ecco, va introdotta, quindi non so se tu hai qualche criterio, oppure se segui qualche Sì. segnale, o eccetera, eccetera. Allora, nella mia precedente esperienza lavorativa, prima di Moia, lavoravo per una startup, sono stato assunto come primo engineering manager e il team di sviluppo erano letteralmente 10 persone, 11 con me e il CTO. Una cosa del genere, insomma, questi numeri qui, tra i 10 e i 15. E chiaramente a quel livello si sentiva davvero poco il bisogno di avere un framework chiaro che le persone seguivano. Però mi sono reso conto che al salire, ovviamente salendo di numero, aumentando a livello numerico, arrivati intorno alle 50 persone all'interno di un team di sviluppo, le domande sono state, sono un po' arrivate, anche perché quando inizi a crescere di più, inizi a portare persone dall'esterno, le quali magari tenti anche di portarle dentro da realtà che sono più strutturate. Quindi se tu assumi qualcuno che viene da un'azienda che sta da 30 anni sul mercato, ha un framework operativo per quanto riguarda la crescita delle persone, chiaramente questa persona ti accetta il lavoro solo se viene remunerata a sufficienza, e questo mi sembra ovvio, ma anche se c'è come si dice, se c'è un bilanciamento a livello carrieristico, cioè se tu sei un senior principal engineer per l'azienda A, io provo ad assumerti e ti do il ruolo da software engineer senza nessun titolo, la risposta solitamente non è delle più positive. Quindi ecco, io ho notato che intorno all'azienda complessiva tra le 200 e le 300 persone, team di sviluppo intorno alle cinquantina di persone, ho iniziato a sentire sviluppatori lamentarsi giustamente un po' di non avere ruolo, di non avere un'etichetta particolare, di essere considerati un po' tutti come developer. Poi ovviamente ci sono eccezioni, c'è Netflix che ha rilasciato da poco, relativamente da poco, un paio di anni fa, il loro career path, insomma hanno aspettato abbastanza prima di introdurlo. Ci sono ovviamente, cambia, la situazione cambia rispetto all'azienda, rispetto al contesto, però ecco, solitamente quando inizio ad avere 50-60 sviluppatori sotto, l'azienda inizia ad avere intorno alle 200-300 persone, inizio a capire che quello è il momento in cui sicuramente qualcosa deve esserci. Sì, infatti, tra l'altro hai proprio citato, no, anche già dei nomi di potenziali livelli, no? Tipo principal engineer, eccetera. Certo. Dopo, infatti, ogni azienda poi tende ad avere anche una propria nomenclatura, alcuni li chiamano livelli, altri li chiamano rank, insomma, sono tante sfumature su questo che poi dipendono molto anche dal tipo anche di azienda, di struttura che sia, perché, ad esempio, Ovvio. un'azienda di servizi professionali tech, quindi che sviluppa, ad esempio, su commessa, ha un'esigenza spesso molto diversa da quella di un team interno di un'azienda di prodotto, pur essendo sempre composta di engineer, ad esempio, software engineer, Ovvio. eccetera. Quindi spesso ho visto che qui si tende anche ad avere track multipli, non soltanto dal punto di vista, parliamo quello manageriale rispetto al individual contributor, Ovvio. che anche questo qui magari dopo potremo parlarne, ma proprio il fatto che sono anche dei track separati per diversi tipi di specializzazione che seguono, ecco, cose differenti, insomma, percorsi differenti. E, però
Però ho visto anche che sono proprio delle aziende poche, devo dire, che effettivamente proprio per loro scelta hanno fatto l'opposto, addirittura hanno proprio tolto ogni riferimento ai livelli e hanno messo semplicemente engineer e basta, che sia senior o junior. Ecco, se sia una cosa valida, non lo so. Io quello che dico è che però in generale una delle motivazioni più importanti per le persone è anche proprio l'autorealizzazione. Ecco, adesso non dico che Certo. avere il cappellino o il grado di un certo faccia automaticamente realizzare le persone, però è un riconoscimento che chiaramente possono, ecco, esporre le persone a Chiaro. sentirsi realizzate, sicuramente. Chiaro. Per alcuni più di altri, perché chiaramente noi diciamo, c'è un po' questa idea, no, del, non so, del denaro non fa la felicità, il ruolo non fa la felicità o quant'altro, ma le persone sono diverse. E io conosco molte persone che invece combattono per il cappellino o per la label su LinkedIn. Quindi la differenza tra senior engineering manager e engineering manager o developer, senior developer è per loro importante. Quindi ecco, penso sia anche fondamentale capire che le persone sono diverse e quello che per noi è ovvio potrebbe non esserlo per altri. Quindi, sì, la vedo un po' come te, la vedo un po' come te, ma è anche un discorso di, soprattutto per categorie meno rappresentate, no? Quindi ne leggevo molto nel discorso della diversità e quant'altro, dare ad una persona un determinato ruolo permette a questa persona anche di avere un determinato posto all'interno della stanza, e un determinato, non voglio dire autorità perché sembra una parola brutta, però anche un potere decisionale dato dal ruolo che una persona si è comunque meritata, no? E quindi questo aiuta anche molte persone meno visibili nel nostro ambiente ad ottenere una visibilità, a facilitare appunto l'ottenimento di visibilità che meriterebbero. Quindi anche da un punto di vista della diversità ha un senso. E poi sì, ripeto, persone sono diverse, quindi non dovremo mai avere una soluzione che soddisfa tutti, ma dovremmo capire qual è il contesto in cui siamo. La vedo come te qui. Perfetto, perfetto. E a questo punto, visto che più o meno abbiamo capito qual è anche la dimensione, un po' la soglia, quando inizia a essere veramente opportuno introdurre questo tipo di patto, questo tipo di impostazione, la mia successiva domanda è proprio, ma a questo punto come la introduciamo? Sì. Perché anche evitando un effetto Big Bang, no? Perché certe volte diventa un progetto Certo. che da zero passiamo a, e magari facciamo anche più danni di quelli che sono dovuti, insomma. Ovvio. Allora, questa è una bellissima domanda perché come introdurlo dipende moltissimo dal punto di partenza, da quello che si ha. Allora, a me è capitato di introdurre un framework del genere in un contesto in cui si seguiva quello che viene chiamato lo Spotify model, quindi ci sono i chapter lead, tutti vengono considerati developer, ci sono i chapter lead, ci sono i tech lead, ma insomma non c'è la vera differenza tra senior, junior e quant'altro. Mi è capitato di introdurre questo modello in un contesto in cui non esisteva nulla, quindi tutti erano developer o engineering manager, non c'era nessun framework in mezzo. Quindi cosa abbiamo fatto? Beh, innanzitutto abbiamo coinvolto persone che avevano un pochino più di responsabilità dal punto di vista della leadership. C'è qualcuno che sia possessore del cappellino o no, c'è comunque qualcuno che è un po' più sul lato gestionale, gestione personale, qualcuno che è un po' più sul lato tecnico. E abbiamo iniziato a proporre una divisione in livelli. Quindi abbiamo proprio semplicemente messo insieme un po' di persone un pochino più senior, almeno dal punto di vista temporale, e abbiamo proposto una suddivisione di livelli. Quindi da un junior aspettiamo questo, da un intermediate aspettiamo questo, da un senior questa qui. Vorremmo creare due diverse strade, una più sul lato manageriale, una più sul lato tech, perché non ci dimentichiamo sempre che non tutti vogliono diventare manager, non tutti sono fatti per diventare manager, tante persone vogliono rimanere hands-on per tutta la carriera e questo va benissimo. E il primo passo è stato appunto fare una revisione di questi livelli. Abbiamo poi collezionato molti feedback, perché ovviamente quando tu vai ad introdurre livelli del genere, molte persone si fanno delle domande e si chiedono cosa intendi qui, cosa significa questo, anche perché alla fine, diciamocelo chiaramente,
Quello che stiamo facendo è giudicare degli esseri umani e a nessuno piace essere giudicato in un modo o nell'altro. È un po' quando Certo. siamo a scuola, no? Che la maestra, la professoressa o il professore ti dicono che okay, tu hai preso 6, tu hai preso 9 e a nessuno piace questa cosa. È perché qualcuno ti sta mettendo un numero addosso. Quindi essere sicuri che ci sia chiarezza intorno a questi livelli, coinvolgere immediatamente le risorse umane che ovviamente ha. Parlando di aziende di già qualche decina, se non qualche centinaio di persone, dovrebbero esserci e portare avanti questa fase iniziale. Mantenere la comunicazione continua con le persone, perché di nuovo stiamo giudicando delle persone, non vogliamo far capire, non vogliamo dare l'impressione che questa sia una cosa solamente top-down, no? Non vogliamo dire, vogliamo sentire quello che le persone che poi verranno giudicate hanno da dire. Anche perché saremo giudicati anche noi in questo framework, quindi è importante avere più feedback possibile. Una volta fatto questo, quello che noi abbiamo fatto, ti racconto la nostra ultima esperienza, ma insomma, bene o male è stata la stessa. Una volta fatto questo qui, ci siamo mossi con la parte più difficile, che è stata appunto quella di fare una sorta di, no, una sorta di fare un vero e proprio grading, quindi ogni persona è stata valutata in base a quello che questo individuo ne ha fatto negli ultimi X anni, X mesi o quello che sia. E questa è una situazione molto molto delicata da gestire, perché non solo qui stai proponendo un giudizio, ma stai effettivamente dando un giudizio. Quindi c'è la persona che si crede un senior e gli viene dato un intermediate, c'è la persona che si crede un intermediate e gli viene dato il junior e quant'altro. Quindi lì bisogna essere chiari su quello che ci si aspetta dalle persone, in modo che le persone possano in qualche modo già capire qual è la direzione che sta prendendo, e soprattutto considerando quello che hai detto anche tu, diverse aziende hanno diversi modelli di carriera e è più o meno facile arrivare a un certo livello. Se tu te ne vai a lavorare in Apple, non so, dico una grande azienda, ovviamente diventare un senior principal sarà sicuramente più difficile che diventare in un'altra realtà più piccola. Questo per ovvie ragioni, competizione molto più alta, livelli molto più alti. E qui, come dicevo, la fase di grading, quando poi la persona viene davvero dato il voto, lì bisogna aspettarsi qualche discussione non piacevole. Perché mo non molte persone, ma c'è di solito un 10-20% di persone che dicono: no, io non mi vedo in questo ruolo per questo motivo, questo motivo, questo motivo. Ci sono stati anche casi in cui queste persone hanno proposto una vera e propria indagine nelle risorse umane. Ho preso parte a situazioni in cui si è dovuto andare a vedere se questo grading era fatto bene o meno. Quindi, insomma, è abbastanza difficile gestire questa fase. E una volta che ovviamente si fa questo, sia il framework e le persone sono state associate ad un framework, bisogna ovviamente istruire anche quelli che saranno i manager al modo in cui le persone possono crescere, cioè come sviluppare i talenti che stanno riportando a loro, perché chiaramente chi decide poi di percorrere più un'alternativa più manageriale, poi il loro ruolo sarà sicuramente più focalizzato sul crescere le persone. Quindi cosa significa crescere le persone? Cosa ci si aspetta? Qual è il livello che vogliamo vedere? Quali sono i comportamenti che vogliamo vedere? Teoricamente, almeno questo è quello che ho sempre visto e quello che ho sempre fatto, una persona viene promossa quando sta già mostrando dei segni del livello successivo, cioè non è che ti do il cappellino e poi inizi ad operare, ma è un po' il tipico lavorare a un livello superiore e poi la promozione è solamente una pro forma. Allo stesso tempo bisogna evitare che come si dice, che la ladder sia un elenco di checkbox, cioè leggere un libro, fare una conferenza, fare 100 pull request, fare 30 merge, fare 2 code review, e allora sei promosso senior. No, questo non dovrebbe succedere, perché poi la gente la vede effettivamente come un elenco di checkbox. È un mindset, è un comportamento, è anche un guadagnare, un incrementare visibilità all'interno di un contesto alcune volte, e questo anche gioca un ruolo fondamentale. C'è anche una capacità di fare mentoring, c'è anche capacità di creare più persone
di fare più empowering, di migliorare le persone intorno a loro, cioè la capacità di avere una visione più olistica del problema, quindi fare zoom out, vedere il problema in maniera più larga. Sono tutti comportamenti che si vogliono vedere durante una fase di crescita. Quindi ecco, posare molta attenzione sul non creare una lista della spesa di cose che devono essere fatte per essere promossi. O anche chiarificare molto, molto, molto bene il fatto che la crescita non è strettamente correlata agli anni di esperienza. Si possono avere 10 anni di esperienza in cui si è fatta la stessa cosa e rimanere allo stesso livello, mentre magari una persona in 1 anno, 2 anni si è fatta valere sotto diversi punti, ha migliorato dove doveva migliorare, ha limato le parti che dovevano essere limate e ha una crescita più veloce. Quindi, insomma, ho avuto diversi, nel corso degli ultimi 4-5 anni ho avuto diverse lamentele del tipo: sono stato qui 6 anni e ancora sono intermediate, oppure quell'altra persona è senior perché io no. Insomma, ne ho viste un po', ecco, questa cosa va un po' gestita molto bene. Sì, ma guarda, su questo infatti trovo molto opportuno il fatto che tu l'abbia definito proprio un framework, perché appunto non è un algoritmo, cioè come giustamente hai detto, non è semplicemente marcare dei check, perché altrimenti le persone trovano il modo per marcarli pur non essendo in realtà migliorati per quello che poi è effettivamente il risultato finale. Quindi è anche un modo Certo. per, tra virgolette, gamificare un po' il sistema, ecco, Certo. si trovano dei workaround, ecco, quindi su questo appunto è appunto un framework sul quale però sopra, come un po' si vede anche prima, no? C'è sempre la valutazione di una persona, quindi anche questo è importante farlo veicolare alle persone che effettivamente il sistema dà dei requisiti di massima, dà delle indicazioni, è soggetto a revisioni periodiche perché comunque anche l'azienda può Ovvio. cambiare, no? Quindi se oggi il framework è per 40 persone, quando l'azienda è 80, quel framework deve essere pacifico che verrà aggiustato, no? E, Certo. però appunto c'è sempre una parte di valutazione, quindi anche la parte, no, che dicevi manageriale, quello è fondamentale, sia perché Certo. è il manager stesso che deve aiutare le persone in realtà a crescere in questa scala, in questa career path. Ma poi anche la persona che effettivamente deve in maniera opportuna valutare queste persone, perché altrimenti non fa il suo lavoro. Quindi c'è sempre questa Certo. componente assolutamente umana e sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto. È proprio un framework che evolve nel tempo, sul quale poi sopra c'è una parte importante e fondamentale, quella più importante in realtà di valutazione. Ecco. E tra l'altro su questo ho visto anche che sono delle aziende che effettivamente riescono a fare il lavoro, no? Di definire quindi come è impostato il path, definiscono correttamente anche a un certo punto se c'è un dual track, quindi uno vuole appunto, come dicevi anche tu, continuare a fare un lavoro in zone oppure manageriale, eventualmente potendo anche cambiare nel tempo se si accorge che Certo. il track che ha intrapreso magari non è quello più adatto, no? Classico principio di incompetenza di Peter, no? Quindi uno viene Certo. promosso manager quando invece si accorge che era meglio se faceva il contributor o viceversa, ecco, poter avere anche questa possibilità di switchare i rami, ecco, è importante. Però alcune di queste aziende magari non sono arrivate al passo successivo, cioè ok, abbiamo definito più o meno quali sono un po' i requisiti, le indicazioni, le linee guida, chiamalo come vogliamo, per capire se un livello è stato raggiunto meno. E peraltro anche qui trovo estremamente giusto quello che hai detto, che non è che questi sono degli switch, tac, si passa dall'oggi al domani, da junior a intermediate, cioè, è una sfumatura. Certo, Quindi certo. anche questi singoli livelli dovrebbero avere una parte iniziale, una parte centrale, una parte finale che traghetta verso quello successivo. E Ovvio. però non riescono a fare il passaggio successivo, che è quello poi di definire quali sono anche i rispettivi livelli salariali a questo punto, che poi non per Sì. forza anche questi scattano in maniera netta, no? Cioè, anche qui ci potrebbe essere persino un pochino di overlap tra alcuni livelli. Certo, di solito c'è, di solito c'è. Ecco. E infatti questa parte qui volevo capire anche qui nella tua esperienza, no? Quindi queste bande salariali, come possono essere a questo punto affrontate? Perché anche qui a maggior ragione, no?
Se abbiamo il problema di definire che un sviluppatore che si sente senior in realtà di livello medio, ok, riusciamo a capire, magari viene fuori che effettivamente era medio, però magari aveva già lo stipendio da sviluppatore senior, magari è un po' più difficile tornare Eh sì. indietro, ecco. No, no, questo non è solo un po' difficile, in alcuni casi è impossibile. Cioè, nel senso, ci sono alcune giurisdizioni, alcuni paesi in cui non si può dare un taglio salariale in questo modo, quindi non è proprio fattivo, è proprio fattibile, scusa. Quindi, qual è la problematica che ho visto apparire molto spesso? Allora, ce ne sono diverse. Innanzitutto, il discorso salario è sempre un discorso un po' delicato perché per qualche ragione non ci piace parlare di salario. Cioè, in Italia soprattutto me lo ricordano quando si provavi a fare la domanda qual è il salario atteso, magari ti attaccavano in faccia perché era una cosa che doveva essere quasi un corteggiamento particolare fino all'ultima sessione che faceva perdere un sacco di tempo. Fuori dall'Italia è meglio, però c'è sempre questa cosa qui, il salario è ancora visto un po' come un tabù, quindi se ne parla un pochino poco, ma poi la problematica che ho notato molto è che il secondo punto, il modo migliore per aumentare di salario è tuttora il cambio aziendale, il lasciare il tuo lavoro e trovare un altro che ti paghi il 20% in più, non c'è, non, è purtroppo ancora una realtà. E quindi cosa succede? Succede che le persone che sono arrivate alla tua azienda dall'inizio, quindi paradossalmente quelli che hanno più conoscenza, più know-how, più agganci a livello di persone, più conoscenza storica del prodotto, magari si ritrovano a prendere meno di una persona che è stata assunta 2 mesi fa. Perché ovviamente sono passati 6 anni, inflazione, salari crescono, salari e quant'altro, e quindi c'è questo gap enorme. In questo caso è relativamente facile perché far salire i salari è fattibile, c'è un allineamento salariale, si parla con le risorse umane, ovviamente se ne vale la pena, questa è una risorsa particolarmente importante, non ha mai avuto un aumento perché fino a ieri eravamo tutti sviluppatori e adesso invece lui è un principal, invece è pagato come un intermediate. Dobbiamo fare qualcosa perché se perdiamo questo talento diventa problematica. Il problema è, come hai detto tu, se abbiamo delle persone che sono valutate molto, però poi dicono: Ok, io sono in questa situazione qui, ho negoziato bene all'inizio, magari sono l'ultimo che è entrato in azienda, quindi ho preso uno stipendio che è il 10% in più del principal di cui parliamo prima, però sono felicissimo di rimanere ad un livello intermediate ed avere le aspettative di un livello intermediate. È una situazione, se ci pensiamo, abbastanza comoda, no? Alto salario, basse responsabilità, se non sei molto guidato dalla crescita, è un bel paradiso. E in quel caso lì è difficile. Ho visto situazioni in cui queste persone sono finite in un percorso di miglioramento, quindi nel senso che si è andati vicino al licenziamento, parlo di diversi anni fa, ma è successo, l'ho visto qualche volta. Ho visto situazioni in cui ci sono stati delle layoff e queste persone sono state le prime ad essere impattate perché paradossalmente erano stati degli ottimi negoziatori, però si ritrovavano in una situazione in cui erano super pagati, ma non performanti allo stesso livello. E ho visto anche situazioni in cui a queste persone è stata messa la realtà davanti e è stato chiesto a queste persone di crescere e queste persone hanno risposto in maniera positiva, sono cresciute, quindi si sono date da fare e in 6-8 mesi hanno raggiunto un livello di seniority che era soddisfacente per quella fascia di salario. Però, soprattutto in questa situazione, quando qualcuno è overpagato, lì è doloroso. Lì è dolorosa, però succederà sicuramente perché, come ripeto, ci sarà la vecchia guardia, ci sarà la nuova guardia e irrimediabilmente la nuova guardia tenderà ad essere pagata di più per dinamiche di mercato che conosci meglio di me. No, infatti così, tra l'altro, ecco, soprattutto nelle aziende di consulenza e soprattutto quelle di impostazione americana, infatti c'è anche proprio il concetto up or out, no? Cioè Certo. ci si aspetta proprio che sia un certo percorso di crescita, tipo entro 2 o 3 anni Certo. devi essere bravo e passare al livello successivo, altrimenti sei fuori.
Ecco, un pochino in un certo Certo. senso anche quello che, portandolo all'estremo, viene applicato anche in casi come quelli che hai raccontato te, dopo appunto dipende un po' dal contesto, dalla legislazione, tutto, però effettivamente è un po' un meccanismo. Ed effettivamente questa cosa qui l'abbiamo osservata proprio in questi ultimi anni, questa cosa del problema salariale, proprio perché effettivamente anche dopo con il giochino che dicevi tu, che la maggior parte dei casi effettivamente per riuscire ad avere un aumento salariale bisogna cambiare azienda. E però sono state quelle stesse aziende che in molti casi erano costrette diciamo, ad applicare condizioni molto alte perché in dato momento c'era una richiesta veramente molto inflazionata, ad esempio di engineer, Certo. citiamo, no? Covid e tutto il resto, quindi grandissima spinta alla digitalizzazione, investimenti, il denaro ancora costava zero, oggi non è più così, e quindi veniva anche attribuito spesso proprio un livello che non era quello effettivo per poter giustificare che la persona veniva assunta con uno stipendio molto alto, quindi gli veniva dato un ruolo di un livello che non era quello effettivo, e queste stesse persone, Certo. quando il mercato si è sgonfiato, poi si sono ritrovate che o con i layoff, come dicevi anche tu, o comunque per qualche motivo ritornano al mercato del lavoro e hanno dovuto abbassare le pretese Eh perché sì. Certo. erano riconosciuti molto più di quello che erano. Quindi la cosa si è poi un po' rinormalizzata, ecco. Non come Sì, prima, però ecco. hanno un po' battuto la faccia contro il muro in quel caso, ovviamente, cioè, è anche brutto dirlo, ma chiaramente la realtà poi ha colpito. E io faccio anche un po' di coaching personale e ho avuto diversi casi di persone che hanno detto: guarda, io lavoravo in questa azienda, guadagnavo X. Adesso non riesco a trovare una cosa che mi dia X più il 10% perché i salari sono diminuiti molto. È una realtà che fa parte anche del gioco, insomma. È così assolutamente, sì. Ah no, è vero, è vero. Anzi, tra l'altro, se hai qualche altro aneddoto da raccontare. No, un altro aneddoto che volevo raccontarti è non è un vero e proprio aneddoto. Sono cose che ho visto accadere a me o a qualcun altro, è quando si fa un percorso di carriera. Bisogna stare molto attenti anche, oltre a lavorare col salario, anche al non creare delle posizioni solamente per accomodare le volontà di alcune persone, quindi non creare un'azienda intorno alla persona, ma fare in modo che tutti seguano quel framework che si dà, no? Ho visto in alcuni casi ruoli creati solamente perché quella persona voleva avere quel ruolo e quindi no, non possiamo perderlo, creiamo un ruolo e poi questo ha creato più problematiche che altro. Quindi anche lì tu hai detto il passo successivo è l'atto salariale. Io penso che il passo successivo sia anche l'adottare il framework che è stato implementato. E soprattutto dare alle persone un tempo fisiologico di 1 o 2 anni, diciamo di 6 mesi, un anno, anzi per abituarsi a questo framework invece di sconvolgerlo ogni 2 o 3 mesi. Magari collezionare feedback, importante, però dare anche alle persone il modo di abituarsi a questo tipo di framework senza cambiare le carte regole ogni 2 settimane solamente perché altrimenti perderemo qualcuno. Questo è importante, l'ho visto accadere abbastanza spesso. Sì, no, vero, vero. Tra l'altro anche su questo, non so se la tua è stata un'esperienza più lato Italia o lato estero, questo che è E stato tutti e due raccontato, stati, tutte e due. tutti e due gli stati, tutti e due gli stati. Purtroppo è così, si crea un framework, poi c'è quella persona che non è contenta della posizione in cui è finita, quella persona è molto importante, quindi ha anche un determinato potere a livello dell'azienda, non si vuole perdere quell'individuo. Che è molto valido o valida, e chiaramente si creano delle scorciatoie per rendere questa persona felice, se vogliamo. Purtroppo non è questo l'ultimo scopo di un career framework. L'ultimo scopo è quello non di rendere le persone felici, lo so che suona bruttissimo, ma di appunto creare un framework giusto, pensato e scalabile. Questa dovrebbe essere la motivazione. Quindi non creare un'azienda intorno alle persone, ma fare in modo che le persone contribuiscano alla scalabilità dell'azienda, esattamente l'altra direzione. Vero, vero, vero. Infatti anche questo qui è un altro punto fondamentale. Tra l'altro già ne abbiamo visti parecchi e abbiamo fatto anche dei bei approfondimenti, quindi già sono molto contento. C'è qualcosa che vuoi aggiungere su questi temi che magari ci è sfuggito durante la chiacchierata?
Cose che voglio aggiungere in questi temi? Abbiamo trattato diverse cose, molto importante quello che hai detto anche tu, il dare alle persone la possibilità di seguire un percorso più sulla leadership o più sul lato tecnico. Questa è una cosa che purtroppo in Italia non era molto, molto ben trattata. Cioè, mi sono scontrato, sono arrivato a parlare con molte persone che sono diventati manager perché era l'unico modo di crescere. Ecco, non, se hai un'azienda, non vuoi avere un manager che è diventato manager solo perché non c'era altra possibilità di prendere più soldi, perché quella persona sarà un pessimo manager, non avrà assolutamente nessun tipo di motivazione. E poi, considerando che sta facendo il manager ad altre persone, questa situazione qui si ripercuoterà anche sulle persone che starà gestendo, quindi è molto importante capire quali sono le direzioni che le persone vogliono prendere. Quindi, ancora una volta, parlare con le persone, chiedere continuamente feedback e accettare che gli errori succedono e ci sarà da migliorare in corso d'opera. Un'ultima cosa che ho notato è che in diverse aziende che hanno introdotto un career ladder, alcune aziende hanno queste sono tutte cose che ho sentito dire o che ho visto di persona, ma alcune volte ho notato che alcune aziende hanno la necessità di essere originali nella definizione dei livelli, no? Quindi no, non voglio creare un engineering manager, voglio creare un nome particolare, oppure non voglio a livello di nomenclatura o a livello dei ruoli. Ecco, non dimentichiamo che i ruoli e i nomi, la nomenclatura che noi decidiamo a livello del nostro career ladder, sarà la nomenclatura che poi verrà percepita all'esterno quando facciamo hiring, quindi quando assumiamo persone. Quindi se tu stai assumendo qualcuno, gli proponi una figura da, non so, da delivery specialist, questo è essenzialmente un engineering manager. Chiamalo engineering manager perché la persona dall'esterno abituata a questa nomenclatura capirà molto meglio quel ruolo. Ho visto diversi candidati rifiutare proposte lavorative perché il nome non era chiaro, il ruolo non era chiarissimo. Era la prima volta che sentivano un ruolo del genere. Non mi fido a fare il salto perché sembra che non l'abbiate capito neanche voi. Questo sono un po' il feedback letto tra le righe. Stiamo attenti: l'originalità è bella. Se siamo artisti, se siamo ingegneri, dobbiamo essere un pochino più concreti. Questa è un po' la mia idea. Quindi, ecco, questo è un ultimo consiglio. No, anche questo qui è molto molto utile perché in effetti è anche proprio una questione tra virgolette di marketing verso gli sviluppatori. Se Certo. sbagliamo anche la nomenclatura rischiamo di non essere ben capiti. Infatti su questo dato mi è venuto in mente che c'è anche, ce ne sono varie, ma c'è ad esempio un sito online che si chiama Progression FYI, se ricordo bene, lo mettiamo poi nel link delle risorse, lo trovate qui nella Assolutamente. descrizione. Ecco, dove ci sono i percorsi di carriera tipici di quelle che sono le principali aziende tech, che sono quindi diventate abbastanza standard. Ecco, poi hanno delle piccole varianti tra uno e l'altro, quindi magari Google considera un principal engineer a un livello leggerissimamente diverso rispetto a boh, Microsoft o Apple, però ecco, quelli sono di fatto degli standard di mercato importanti, quindi quando qualcuno progetta o sistema una career ladder, un career path, potrebbe ispirarsi a questi qui che sono modelli assolutamente condivisi. Tra l'altro, ecco, il fatto che se ne parlava prima anche di me, mi ha fatto venire in mente anche un'altra cosa sui livelli salariali, che dal mio punto di vista, quando si progetta un career path e si definiscono anche le parti appunto retributive, i livelli manageriali, quelli dei contributors, tendenzialmente dovrebbero poter avere gli stessi livelli salariali, cioè non ci dovrebbe essere il caso in cui se diventi manager a un certo punto guadagni molto di più di un individual contributor, cioè se prende le due strade dobbiamo avere il fatto che ad esempio se si chiama principal o fellow, c'è anche questa dicitura qui in alcuni career path, prendi come, tra virgolette, il CTO se è nel career path manageriale, ecco, perché comunque Certo. il tuo contributo è molto importante. Quindi, anzi, ho visto anche casi, c'è alcune aziende che pubblicano effettivamente anche proprio livelli salariali, in cui addirittura alcuni individual contributor guadagnano anche più del CTO. Adesso non mi ricordo il nome, forse Assolutamente. Buffer, forse, però c'era anche questo caso qui, mi ricordo. Assolutamente. Sono anche d'accordo, nel senso che
nel senso che se hai a che fare con delle personalità eccellenti dal punto di vista tecnico e hanno dedicato la loro intera esistenza nel raggiungere quell'eccellenza e soprattutto a livello di ritorno di investimento per l'azienda sono così di valore, perché non dovrebbero guadagnare di più? Alla fine il nostro salario dovrebbe essere proporzionato a quello che noi portiamo in termini di ritorno di investimento, in quello di revenue. Se questa persona è così fondamentale che, come si dice, cambia davvero i giochi, cambia le carte in tavola con la sua presenza, per quale motivo non dovrebbe prendere di più della media? Io penso sia giusta come idea. L'ho vista diverse volte, soprattutto in aziende americane, e penso sia. Ci sono principal in grandi aziende americane che arrivano anche a 700-800 mila euro più dollari, più stock, più tutti i benefit. Quindi, insomma, davvero parliamo di stipendi da calciatore. Esatto. Però, chiaramente è una persona che la chiami alle 2 di notte e non ti funziona più il sito che ti fa una revenue di miliardi, quello ti sveglia e in mezz'ora ti risolve il problema, perché ce la fa. E chiaramente questo è un po' come un neurochirurgo che riesce davvero a operare chiunque senza problemi. E sono individui che poi cambiano davvero le carte in gioco. Capisco questa mentalità. Leggevo anche addirittura che alcune volte, oddio, non ricordo quando in queste grandi realtà, quando si trattava di dare un aumento salariale o quant'altro, oppure qualcuno se ne andava e chiedeva più soldi, in alcuni casi veniva accordato quasi, quasi immediatamente, perché dare, non so, 100.000 euro in più a una persona era comunque più vantaggioso che assumere qualcun altro, dividere il lavoro, formare un'altra persona, incorrere in potenziali rischi di immagine, nel caso ci fossero stati dei bug che questa persona avrebbe dovuto risolvere. Quindi, a conti fatti, questo individuo, cioè, mandare via questo individuo sarebbe stato molto più costoso che dargli 100K in più. Insomma, parlavamo anche di cifre abbastanza importanti, quindi veniva accettata la richiesta. E da CEO, da azienda, io lo capisco, sinceramente, lo Sì, capisco. anche perché semplicemente calcoliamo anche semplicemente il tempo di onboarding, no? Per portare veramente efficienza a una persona. Fai dai 3 ai 6 mesi, 6 mesi per Sì. stare sul sicuro. Se già si prendono diverse decine o, come nel caso americano, centinaia di K di retribuzione, ecco, già solo bruciare quei 6 mesi con una persona nuova che devi ricominciare da capo per quanto senior, Esatto. ecco già. Ma poi no, per non parlare del rischio di una sorta di rischio di impresa anche qui che si ha durante l'hiring, no? Allora, innanzitutto non sai se la persona che assumi funzionerà, perché comunque è un tiro dei dati, tu comunque valuti una persona in 5-6 interviste, ma c'è sempre una possibilità che questa persona non funzioni, per questo c'è il periodo di prova. Ora in Italia non so quant'è il tempo tra la consegna delle dimissioni e l'ultimo giorno, ma in Germania qui ci sono 3 mesi, quindi significa che se noi dobbiamo mettere su un team nel 2025, devi iniziare a fare hiring adesso, anzi a giugno forse, perché comunque 3 mesi di hiring più 3 mesi di notice period, come si dice, di preavviso, ecco, ci partono 6 mesi solamente per l'assunzione. Il costo dell'assunzione, perché comunque tu fai 5 interviste o quello che sia, e stai mettendo insieme dei senior che perderanno, no, investiranno molto tempo per fare molte interview. Questo è un costo a livello, proprio costo orario delle persone. Poi magari ti arriva uno che era molto bravo a vendersi, una persona, una che è molto bravo a vendersi, però poi non performa, non ti passa il periodo di prova e quindi hai davvero buttato dei gran soldi. Quindi io capisco quando un'azienda dice: no, guarda, se questa persona qui se ne va è un danno enorme, se mi chiede 20K in più io glieli do, considerando anche un fatto che la persona nuova che verrà probabilmente chiederà più soldi della persona che se ne sta andando. E questo è un po' un controsenso che io in Italia vedevo molto, no? Andavi dal capo e dicevi: guarda, vorrei un 5% di aumento. Dice: no, la porta è quella. Poi dovevano assumere un altro che aveva uno stipendio che era il 15% più del tuo. Quindi non solo avevano perso un dipendente motivato, ma hanno anche speso molti più soldi per prenderne un altro. Quindi c'era questa cosa che non ho mai capito. Succede anche qui in Germania, un po' meno, però succede anche qui. Quindi è un grosso rischio, è un rischio tangibile.
Dopo accade molto anche proprio per questioni di orgoglio dei manager, il fatto di dire no, vai, quella è la porta, c'è anche questo fattore in Ma perché Italia. pensiamo sempre che l'azienda sia una famiglia, come hai detto tu, siamo medio piccoli, quindi abbiamo un po' questa idea della famiglia, no? E l'azienda non è una famiglia, l'azienda è No, un gruppo di infatti. lavoro, quindi se una persona vuole più soldi è perché magari deve comprare casa o perché vuole solo avere più soldi, non c'è niente di male. E l'orgoglio dovremmo lasciarlo fuori, pensare all'obiettivo finale. Purtroppo questa è una cosa giusta che hai detto, eh? Sono d'accordo con te. E purtroppo il concetto della famiglia è estremamente dannoso. È carino quando sei una startup, eccetera, ma va sganciato appena possibile, ecco, assolutamente. Diventa tossico subito, sì. Bene, ottimo, direi che è stata una bella discussione. Abbiamo sviscerato molto bene l'argomento. Dove possono saperne qualcosa di più su di te, i nostri ascoltatori, o trovarti online? Allora, io su LinkedIn sono abbastanza attivo, quindi qualunque persona voglia contattarmi lì, nessun problema. Utilizzo una piattaforma che si chiama The Mentoring Club per fare mentoring gratuito. Quindi se qualcuno volesse incontrarmi e schedulare una sessione di mentoring, lo faccio con piacere. Ho aiutato diversi ragazzi, diverse persone, insomma, sviluppatori o non, anche a parlare un pochino più di come si dice, progressione carrieristica, oppure ho preso un nuovo lavoro, cosa mi aspetta o quant'altro. Ripeto, non chiedo soldi, lo faccio solamente per diventare un coach migliore. Eh sì, questi sono i due mezzi con cui mi approccio al mondo. Ho un blog che si chiama Dev as Lead, Developer as Leaders, e che trovate comunque anche sulla mia pagina LinkedIn. E su questo blog io scrivo un po' tutte le mie esperienze fantomatiche nel mondo della leadership, condividendo quelli che sono gli errori che ho fatto e facendo in modo che sperando che le persone non facciano gli stessi. Perfetto, allora come al solito potete trovare riferimenti anche a queste risorse che ha appena citato Emanuele, sempre nella descrizione della puntata, quindi sul podcast, sul blog, su YouTube. E intanto grazie di nuovo Emanuele per esserti unito a me per questa puntata. Grazie a voi. Benissimo, è tutto per oggi. Sono Alex Pagnoni, se la puntata vi è piaciuta, iscrivetevi al canale e al podcast e vi ricordo sempre che abbiamo anche la community CXO Mastermind, CXO perché si è ampliata anche ad altri tipi di leader, anche in altri ruoli, più digital, più business, eccetera. C'è ovviamente come sempre il più grande gruppo di CTO, leader tecnologici italiani. Trovate tutto su cxo.community, anche questo mettiamo il link nella puntata e quindi a questo punto vi invito se volete anche commentare o aggiungere le vostre esperienze rispetto a quello che abbiamo detto oggi qui durante questa puntata, a scrivere dentro la community, su YouTube, eccetera, eccetera. Grazie a tutti e a presto.